Amici di Chitarre, quello che avete sentito, non mi dite che non l'avete mai ascoltato, è il cosiddetto James Bond theme, il tema di 007, dei film di 007, almeno dei primissimi, quelli con Sean Connery, cioè l'unico vero 007. Ci serviamo di questo pezzo così particolare perché in qualche modo è abbordabile anche dai principianti, i quali possono utilizzarlo in una versione più adatta per la chitarra, anche acustica, e perché no, per stupire i propri amici, perché l'effetto è sicuramente molto attraente. Allora, quello che ho appena fatto era l'introduzione orchestrale nell'originale, che era affidata ai fiati, agli ottoni. E tutto si muove su Mi minore, su questo accordo, però suonato ora sui bassi, ora sugli acuti, scandendo molto lentamente i quarti, così si dice, del pezzo. E quindi con movimenti di questo tipo, alternati, perché il plettro deve colpire, la mano destra deve colpire note basse, diciamo le ultime due, con questo colpo, e poi dando un colpo più deciso, più forte, sulle corde, su tutte le altre corde, cioè così. Bisogna però cambiare qualcosa per ottenere quell'andamento che risulta così, così inquietante, che è dato dal movimento di una nota che compone l'accordo del Mi minore, che mano a mano sale e poi riscende e poi risale di nuovo, in questo modo. Cioè questa. Ma siccome la dobbiamo utilizzare con il Mi minore, all'inizio avremo il Mi minore vero. Dopodiché dovremo cambiare dita, utilizzando l'indice e il medio, per questa seconda nota, indice e anulare per la terza nota, e poi indietro. Non è particolarmente difficile. Quello che è più difficile invece è la parte successiva, dove anche nell'originale entra questa straordinaria chitarra elettrica suonata da un turnista dell'epoca che faceva parte della George Martin Orchestra, Vic Flick, che su richiesta dei produttori eseguì questo brano, questo passaggio che era piuttosto teso e adattissimo alla bisogna. E la frase è questa. E poi di nuovo. Allora, vediamo dall'inizio. Non è difficile, è abbastanza abbordabile. La difficoltà non è tanto la velocità, ma è la pennata della mano destra, che è certamente alternata, ma in alcuni punti, quando ci sono note molto vicine fra loro, può creare delle confusioni. Sul numero di chitarre di aprile trovate ovviamente un articolo che nel dettaglio, una lezione che spiega quali sono le pennate giuste, se verso il basso oppure verso l'alto. Lo rifaccio in maniera più lenta per farvi intuire quale può essere il movimento della destra. Benissimo, non chiudo prima
di avervi parlato di una cosa preziosissima di questo brano, la chiusura. La chiusura è affidata a un accordo di chitarra che io trovo straordinario perché è perfettamente in tema, in clima di quelle che erano le cosiddette spy stories, i film di spionaggio, perché ha anch'esso, come tutte le parti precedenti, una tensione straordinaria e più che tensione, è un qualcosa che ti lascia, è un accordo che ha un sapore indefinibile, inquietante. Chiudendo con questo accordo un pezzo, si ottiene un effetto straordinario. Tutti rimangono sospesi in attesa di quello che avverrà. L'accordo ha un nome impronunciabile, è questo, il suo nome è Mi minore, con la settima maggiore e la nona. Il suo nome sembra più un romanzo che l'etichetta di un accordo, che è il nome di un accordo, ma come sempre succede in questi casi, è più facile suonarlo che pronunciarlo. Allora, guardate, abbiamo l'indice al settimo tasto della seconda corda, il Si. Dopodiché le altre dita si dispongono a scaletta, come si dice, corda dopo corda, un tasto dopo l'altro, in questo modo, così, ascoltatelo e ditemi se non è notevolissimo. Non suonate né la prima né l'ultima corda, ma solo quelle in mezzo, partendo da qua, dalla quinta, e sgranate le corde una per una. Beh, è la chiusura perfetta per un brano perfetto. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao ragazzi.